incredibile, mi ha raccontato questa cosa. Lui aveva il bambino nel carrello, la moglie di fianco, e non si è accorto di nulla. Ha sentito, dice, come un fortissimo crampo alla schiena, che era il coltello di questa persona qui. Probabilmente l'ha salvato la sua altezza, immagino io, perché è stato colpito qui, perché poi lui purtroppo ha visto questo delinquente che ha, non lo so, e che ha accoltellato alla gola una persona, non lo so se qualche morte, insomma ha visto tutto quello che è successo, è qualche cosa di sconvolgente. Come sta? Non ha ferite, ha ferite alla schiena, adesso alla bocca, lui non ricorda, forse ha avuto una colluttazione, chi lo sa. Ci dicevano che gli ha dato due punti qui al labbro, e ferita alla schiena, che per fortuna ha lesionato i muscoli e non i polmoni o organi vitali, quindi non è in pericolo. Certo che è un qualcosa che ha sconvolto la squadra, tutti volevano venire qui, li abbiamo pregati di non venire, perché non si può neanche stare in troppi qua, ed è qualche cosa di sconvolgente. La moglie è qua, adesso i carabinieri la stanno interrogando appunto come testimone dei fatti. E a livello psicologico come sta il giocatore? A me è sembrato abbastanza bene, però io non sono un medico e quindi non vi so dire. Comunque è lucido, è andata la moglie, poi io sono entrato con Palladino. Lui è troppo forte Paolo, perché ha detto lunedì sera sarà in campo. E quindi non lo so, è una forza incredibile. Insomma, certo che è un qualche cosa di sconvolgente per Milano. E Paolo Marì, lui dice che ha avuto suerte, mi ha detto esattamente questa parola. Oggi ho avuto suerte, perché ha visto morire qualcun altro. Quindi è una storia terribile, incredibile, non so, di solito sono cose che succedono in altri paesi, in Italia non succedono quasi mai. Era con la famiglia al supermercato a fare la spesa.